Carissimi amici che seguite tutti quanti, oggi vi facciamo vedere una cosa particolarissima, per molti sarà incredibile, per noi qui in Ayase incredibile non è. Abbiamo terminato di lavorare Cancun anche oggi, è l'1 dicembre, vedete? È ancora un po' sudato, abbiamo tolto sella, testiere filetto, l'ha cavalcato il mitico Santino Ricca, l'ho cavalcato anche io perché bisogna fare anche un lavoro particolare. Adesso io mi dirigerò con Cancun alla Longhina in campo, dove ci sono cavalle libere, le vedete in fondo, c'è Taitù e Paloma e due castori. Scendiamo quindi giù, lo farò brucare e sgancerò la Longhina. Cavallo sganciato, io mi allontano, Cancun resta lì. Abbiamo avuto delle giornate ventosissime e anche caduta una torre, eccoli, guardate cosa accade adesso. Io sono salito adesso dal campo in erba, andiamo a vedere cosa accade. Dai, tu è tranquilla, Paloma pure, e lì sputa Cancun, litigano, giocano. Andiamo a vedere in campo, da qui li troviamo subito. Se il cavolo mi segue, un saluto al falco che è lì, e ritorniamo in campo. Guardate, lo stallone segue le due cavalle, gioca con loro, guarda i vedi i castroni, fino a quando si calmerà tranquillamente perché non c'è nessuna cavalla in calore. Lì ci sono Ugola e Sisa. Ugola gli dice: ehi amico, io sono un castrone, lo stallone in mezzo a loro, guardate come vuol proteggere le femmine, e i due castroni addirittura si mettono a protezione perché stanno spesso libere con le cavalle. Ciascuno adesso è per i fatti propri, guardate l'atteggiamento di Sisa. Sono scene bellissime, come se i cavalli fossero liberi in natura. Giocano, corrono, si inseguono. I due castroni guardano un poco sgomenti perché dicono: ma cos'ha Cancun? Questa è la prima volta in assoluto che Cancun viene lasciato libero nel paddock insieme agli altri cavalli. Di solito stanno uno per volta da soli, e adesso sono insieme, abbiamo uno stallone, due cavalle e due castroni. Avete visto Sisa? Che è un'area di protezione, come se fosse lo zio buono. Eccoli, nessuna delle cavalle è in calore, non accade nulla, guardate com'è, manifesta. Ecco, ora molti di voi, se il cameraman, ecco, sta brucando, se il cameraman mi assume, molti di voi sostengono che lo stallone è ingestibile, lo stallone è qua, lo stallone è di là. Guardate, sono gesti normali che fa queste rampate, nulla di grave, sta brucando tranquillamente, ci sono due cavalle femmine con lui, due castroni. Adesso io proverò a scendere dalla scaletta per andarlo a prendere. Noi restiamo con le immagini puntate senza tagliare nulla. Continuate a seguire, seguite.
bastoni, proteggi. Continua a seguire, seguiamolo. Salutato con Chip e ciò lo lasciamo andare con le cavalle in giro e lo andiamo a vedere dall'altra parte della scuderia. È una festa, per lui è proprio una festa, è la prima volta in assoluto che viene liberato insieme ad altri cavalli. Adesso lo vedremo in tutta la tenuta lì in giro e continuerà ovviamente a seguire le cavalle, però non accade nulla. Vi è anche un aspetto importante che riguarda il sapersi fidare dei cavalli. Certo, se noi gli stalloni teniamo sempre chiusi, non li facciamo mai uscire, poi accade veramente quello che si identifica come l'irreparabile. Considerate che però le cavalle non sono in calore, se fosse in calore sarebbe tutta un'altra faccenda, quindi si limita soltanto eventualmente ai giorni di calore il tenere lo stallone un attimo separato dalle cavalle e non completamente separato. Mi direte voi, ma perché non lo avete lasciato libero prima? Noi queste prove le abbiamo sempre fatte, abbiamo fatte con Melo, con Metzke, con Zeus, con tutti i cavalli maschi interi, stalloni, che sono passati qui. Con lui non l'avevamo fatto perché è un cavallo un poco particolare e quindi ci è sembrato doveroso, prima delle vacanze di Natale, si dice in siciliano, farlo scialare un po' insieme alle sue beneamate cavalle. Continuate a seguire. Siamo nella parte sopra la IAS dove vi è un vigneto in disuso che stiamo togliendo per dare spazio ai paddock. Lì abbiamo sempre Taitu, Paloma e il mitico Kaikun. Come vedete è tutto a posto, tutto tranquillo. Vediamo se questa volta si fa prendere. Il problema non è Kaikun, è che Paloma quando è libera è una cavalla piuttosto allegrotta, per cui parte Paloma, parte Kaikun. Ma se Paloma resta ferma, io con grande tranquillità riesco a prendere Kaikun, oppure prendo una delle femmine e quindi prendo anche Kaikun. Vediamo, non tagliamo nulla. Il fischio e la voce sono importanti. Molto carino questo gioco, Kaikun era distante ma Paloma girandosi a nitrito scalciando, e a dire il vero Kaikun non la stava nemmeno calcolando, però questa è la comunicazione dei cavalli tra loro. Perché io sono sereno? Perché non accade nulla.
perché sono cavalli, perché giocano insieme, perché socializzano, perché stanno insieme. E questo perché si conoscono comunque. La notte, quando sono nei box, tra loro i cavalli parlano, comunicano. Magari noi non lo capiamo, anzi, non magari, noi non lo capiamo affatto, ma tra loro si comprendono benissimo. Continuiamo a seguire, ci trasferiamo e vediamo quando ci consentiranno di far prendere Kai-Kun, oppure quando Kai-Kun dirà basta, mi sono divertito e adesso ritorno in box. Questa è un'immagine bellissima, uno stallone, due cavalle, due castroni in fondo. Francamente prendere Kai-Kun mi dispiace molto. Certamente se io inizio a rincorrerlo, Paloma si sposta, si muove, lui parte, poi partete tu, poi partono i castroni. Cosa posso fare, visto che è la prima volta e vi servirà come indicazione? Prendere un secchiello con un poco di mangime e fare quel tipico rumore che li fa arrivare subito. Dopodiché io prenderò Kai-Kun con estrema facilità. Lascio quindi qui la longhina e vado a prendere il secchiello. Voi aspettate. Eccoci qua, con il secchietto, con il secchio, con il mangime. Adesso vado, vediamo che cosa accade. Lasciamo questo a terra, prendiamo Kai-Kun, ce lo portiamo senza rincorrerlo chi di qua, chi di là, mani alte, mani su, mani giù, senza farlo innervosire. Questo è un trucco importante. I cavalli là non litigano, perché vedete Paloma com'è, è piccola, eh? Io sostengo che i pony sono molto particolari, sui pony faremo una bella puntata. Kai-Kun è sempre qui. Una cosa che non vi ho detto, andiamo su, andiamo. Una cosa che non vi ho detto, Kai-Kun è uno stallone approvato alla monta e ha fatto diverse monte, non ha nemmeno sfoderato, perché è un cavallo che è diventato davvero bravo, un gentleman. Andiamo, su, dai, ti è piaciuto stare fuori, adesso dobbiamo rientrare. Lo scorreggiamo piano piano, è lui che deve venire nel mio centro, vado vicino, lo prendo, andiamo, su, lo portiamo verso giù, lo torniamo su, andiamo verso la cavalla, ecco, piano piano, verrà, andiamo, su, andiamo, su, su. Dai, andiamo, andiamo, eccoci,
questione di pazienza e di calma. Domani, dopodomani, lo lasceremo libero insieme agli altri cavalli e non accadrà completamente nulla. Questa è una puntata, dal mio punto di vista, importante, perché fa capire a tutti quelli che castrano i cavalli che la loro gestione è facilissima. Certo, se io compro un cavallo intero e lo tengo nel box 7 giorni e poi esco 6 giorni e poi esco il 7° giorno, francamente è da stupidi, non è né da cavalieri né da gente di cavalli. Se io invece compro un cavallo intero, lo lavoro anche 3-4 volte a settimana, anche 3 volte a settimana, lo abito in questo modo, questa è la prima volta per lui, vedremo in seguito che cosa accade. Io sono molto soddisfatto, anche perché ero certo che non sarebbe accaduto nulla, perché i cavalli parlano e si raccontano che qua vi è grande libertà, che qua vi è grande affetto e grande rispetto, per cui non temono nulla. Certo, sono sempre cavalli, abbiamo dovuto creare l'espediente del mangime per farlo venire, ma è un espediente semplice che ci aiuta a evitare di fare casino per prendere un cavallo. Di solito chi corre qua, chi corre là, è scappato lo stallone su giù. Tante volte mi è successo anche nei concorsi, stalloni che disarcionavano la mazzo del cavaliere andavano correndo centro ippico, dovete vedere quante mani in aria, e poi bisogna invece con calma, con pazienza, naturalezza avvicinarsi e prenderli. Lo stallone è e rimane in assoluto il miglior cavallo al mondo. Dopo vengono le femmine, per ultimo vengono i castroni. Sui pony in questo momento tazzo, ma saprete molto presto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ha salutato, eh?